Chi resiste di più sulla neve vince! Oggi infatti ci sfideremo a rimanere qui sulla neve e dovremo spogliarci pian piano fino a resistere il più possibile. Ma prima, ciao a tutti! Lui è lui e l'SUV e insieme siamo in me contro te! Oggi siamo in montagna, come vedete, e abbiamo trovato un sacco di neve. Questo paesaggio è stupendo, guardate quanta neve c'è! C'è neve ovunque! Lanciarla! No, non lanciarla, ci venisci addosso! E voi invece preferite il mare o la montagna? Scrivetelo qui sotto nei commenti! Beh, sicuramente vi starete chiedendo: ma lui, Sofì, non eravate in un'isola deserta a caldo? Beh, siamo tornati all'isola deserta e siamo arrivati proprio fino in montagna sulla neve! Questo è perché i Me Contro Te sono i più pazzi di tutto il web ed è il motivo per cui dovete iscrivere subito al canale, mettere mi piace al video, condividerlo con tutti ed entrare a far parte del Team Tro, della squadra più grande e forte di tutta YouTube! Non è stata proprio una bellissima idea passare dal caldo caldissimo al freddo freddissimo, perché adesso sento ancora più freddo! Ma cara carciofina, il freddo, il caldo è tutto nella nostra testa! Ti basterà distenderti in questa sdraio qui, chiudere gli occhi e immaginare di essere al sole in un'isola calda. No, non funziona, sto congelando. Ragazzi, io già sento un freddo che non vi dico, quindi figuriamoci pensare di togliere qualcosa, lui. Ma potrei per caso ritirarmi dalla sfida? Assolutamente no. Ma inizierei dicendo: perché c'hai i guanti tu e io non ce li ho? Io già sto partendo svantaggiato. Lì, ma te l'avevo detto, ovviamente qui siamo sulla neve, guardate. Esce il fumo! Ci sono meno 5 gradi! Si gela! Per iniziare scopriamo cosa dobbiamo togliere! I guanti! Oh, solo cavolo. Che io non ce li ho, quindi sei pronta? E se tu non ce li hai, vuol dire che se capita a te dovrò togliere qualcos'altro! Non ci penso neanche! Allora, carta, forbicia, pietra! Carta, forbicia, pietra! Sì, devi togliere i guanti! Ok! Via, via, via i guanti! Ho cantato vittoria troppo presto, ragazzi! No! Via! La mia mano si sta congelando, lo sento già! Ma devo togliere anche l'altro? Certamente! Oh no! Ma dove li hai lanciati? Ok, allora adesso tocca a te, prendi risorteggia il prossimo indumento da togliere! Lanciare palla di neve all'avversario? Oh, questo mi piace! Ok, dai, devo essere fortunato! Carta, forbicia, pietra! No! Lui, qui qualcuno ti sta per lanciare una palla gigante. Calma, ok? Deve essere una pallina di neve piccola. Mi ero giusto dimenticata di un piccolo dettaglio. Non posso toccare la neve senza guanti. I miei piani vanno in fumo. Ma posso rimettere i guanti per caso? Assolutamente no. Si era ad aspettarselo. Ma non ti preoccupare, io, lui, farò la palla di neve più grande che tu abbia mai visto. Piccoli guanti, mi piacerebbe tanto indossarvi, ma non posso, ok. Sono congelata, ragazzi, è freddissima. E allora mi sa che non puoi fare nessuna palla di neve. Così freddo che brucia. Oh no, le mie mani si stanno congelando, ragazzi. Mi sa che questa è più una punizione per te che per me. Non ti ho neanche colpito. Ma così è una palla di neve. Posso farti vedere come si fa una vera palla di neve? Guardate qua, ragazzi. Si prende la neve così. No. E ci va. Ma sono congelato le mani anch'io. Ma passiamo alla prossima sfida. Ok, scopriamo qual è. Buttarsi sulla neve e fare l'angelo. Oh no, ragazzi, non posso più toccare la neve. Cioè, le mie mani, guardate, sono diventate totalmente rosse. Ho perso la sensibilità. Scopriamo chi dovrà fare l'angelo a terra. Carta, forbice, pietra. No! Sempre a me capitano le cose. Ho vinto io, quindi a te l'onore di fare l'angelo. Almeno mi metto il cappuccio, altrimenti mi bagno tutti i capelli. Andiamo dove la neve è più morbida, anche perché altrimenti l'angelo non si potrebbe fare. È solo che i pantaloni non sono termici. Dai, quindi... no! Ecco qui. Mi sto bagnando. No. Sei totalmente sporco di neve. Le mani, mi sono congelate lo le mani, so, cavolo. Io ho perso la sensibilità, non riesco più neanche a muoverle. Vediamo se riesco a fare il saluto delle trote. Io sono caduto, mi è entrata tutta la neve nei pantaloni. Beh, se vuoi ti puoi ritirare dalla sfida e quindi potrei vincere io. Non ci penso neanche. Ma sono sporco di neve? Giusto un tantino. Ok, va bene. Allora passiamo alla prossima sfida. Sorteggiala tu.
Ho paura. Oh no. Cos'è? Lui, non sei pronto? Cosa c'è? Togliere la giacca. No, non si può sopravvivere senza giacca qui sulla neve. Okay, questa è una giacca d'inverno. Questa è proprio per andare sulla neve. È imbottita e serve per tenerti caldo. Ragazzi, potremmo congelare e rimanere come dei polaretti. Carta, forbicia, pietra. Sì. Mi dispiace, Cacciavina. Mi dispiace tanto, ma dovrei togliere tu il giubbotto. Perché la vita è così ingiusta. Sì. Tieni i miei guanti. Me li metterei quasi. Tieni un pochino. Tieni questi. No, non puoi metterli, non puoi. Va bene, metterli, secondo regolamento è vietato. Il protocollo non lo calcolo. Dai. Faccio prima un po' di riscaldamento. Esatto, bisogna un attimo riscaldare. Corro. Ok, anch'io. Lui. Lo sta per fare. Si muore di freddo. Oh sì. E guarda che facciamo al tuo giubbotto. E anche i guanti. E anche gli altri. Lui, te la farò pagare. Ok, prossimo sorteggio. Togliere il maglione o la felpa. No, ragazzi, io sono già senza giubbotto, ma pensare di togliere questo è impensabile. Carta, forbicia, pietra. No! Dovrei toglierti il maglione. Ok, allora, al posto di togliere la felpa ti propongo di togliere il giubbotto. Ok. Ok. Mamma mia, è arrivato l'inverno. Ci siamo, ragazzi. Andare sullo slittino. Dai, questo lo vorrei fare volentieri. Ma così? Noi ci congeleremo. E vabbè, ho capito, ma meglio di spogliarci ancora. Ok, va bene. Carta, forbicia, pietra. No! Mi divertirò io! Dovrei andarci tu! Ecco qui lo slittino! Dobbiamo cercare una bella discesa. E direi proprio da qui. Seguitami, vieni. La neve qui sembra perfetta. Sei pronta? Sono nata pronta, lui, ti dimostrerò che sono invincibile. Tieni questo. Grazie. Ok, si sta per posizionare nel... Ma secondo me questo è per bambini. Non ci entri? Ok, ci sono entrata. Ma dovresti anche slittare. Oh, dai. Ma non è così che si usa lo slittino. È troppo soffice, è impossibile scivolare. Sta entrando la neve nello slittino. Lui. Ehi. Questa discesa non va bene. Proverò da qua, aspetta. Ok, forse questa la posso fare. Dai, è il tuo momento, vai su me. Ti vogliamo vedere scivolare. Sembri pazza. Non ti preoccupare, ci penso io! Ti è fermata? Mi si sono rimagnate le mani di neve! No! Le avevo riscaldate e ora sono butta a capo! Carta, forbicio, pietra e chi vince rindossa i guanti, okay. Ci stai? Sì. Carta, forbicio, pietra! Sì. Vado subito a prenderli. Io ho messo le mani in tasca perché mi stanno congelando. Non riesco neanche a metterli, talmente li ho congelate. Vado. No, non ci credo. Togliersi la felpa o il maglione. No, ma se togliamo questo, ragazzi, congeliamo veramente. Carta, forbicia, pietra. No. Sì, devi farlo. Ok, va bene. Lo faccio. Sarà veloce, indolore. Prima mi muovo un pochino. In questo modo mi scaldo per bene. Dai, sbrigati, fifone. Okay. Wow! Ma io non ho la maglietta termica sotto. Io sono letteralmente con la magliettina maritima. Aspetta. Ok, dobbiamo fare la sfida se vuoi. Ok, allora. Se perdo tolgo la maglietta. Se mi dai un milione di euro ti metti senza maglietta. Ma che un milione di euro? No. Vabbè, dammelo un milione di euro, mi tolgo la maglietta, dammelo. Se me lo dai tu, aspetta. No, aspetta. Allora, io propongo. Se vinci tu mi tolgo la maglietta. Se perdi tu, ti togli i pantaloni e le scarpe. Ci sto, tanto io non perdo mai. Se sto sicura? Pietra. Ok, vado. Carta, forbicia, pietra.
Carta, forbice, pietra. Ok, basta. Carta, forbice, pietra. No. Non ci credo. Lui, te la senti? Sei sicuro? Lo sto facendo per davvero. 3, 2, 1. Ok. Questa è letteralmente la cosa più bassa che abbiamo mai fatto. Io sto congelando letteralmente. Oh, ma lì, se qualcuno passa e ti vede così, cosa deve pensare? Beh, la gente penserà che hai sbagliato. Pensavi di andare in spiaggia, ma sei andato sulla neve. Beh, però posso dire che almeno devo aver vinto un premio per il coraggio. Sì, quello te lo meriti. Ultimo round. Se perdo, tolgo anche i pantaloni e le scarpe. Se vinco io, ho vinto tutto. Carta, forbice, pietra. Se ho vinto io. E non l'ho capito bene questa ultima parte, però va bene. Devo dire che è stato molto molto coraggioso. Io non sarei riuscita. Oggi non è un grande giorno, perché oggi andremo a fare la sauna. Una sfida di sopravvivenza, avete capito bene? Come? Non sapete cos'è la sauna? Ve lo spieghiamo noi, la sauna è questa qui. Ma il singhiozzo? Ragazzi, è venuto il singhiozzo. Questa è la paura della sauna? Oh sì, cosa devo fare? Cosa devo fare? Non solo devo superare adesso l'ostacolo della sauna, ma anche quello del singhiozzo. Ma stavamo spiegando cos'è la sauna, sperando che ci riesco con questo singhiozzo. È una specie di forno. Ma cosa dico una specie di forno? È un forno. Infatti, se avvicino la mano, è bollente. Aiuto, aiuto, aiuto. Verremo cotti letteralmente come delle cotolette in forno. Mi sento un rospo che fa... Ma comunque la sauna non è così terribile come la vuoi far credere, lui. Sì, è caldo, è vero, ma c'è un motivo. Questo calore serve per far uscire tutte le tossine dal corpo, per rilassarsi e per avere una pelle morbidissima. Sì, ma a me non me frega niente avere la pelle liscia, senza le impurità e queste cose qui. Lì dentro si muore di caldo, si suda un sacco. Sì, lui, ma adesso basta, è giunto il momento di entrare. 3, 2, 1, via! Mamma mia, sento già il calore. Ragazzi, non avete idea. Anzi, per darvi un'idea della temperatura, potrei farvela proprio vedere. Guardate il termometro, ci sono quasi 80 gradi. 80 gradi? Ma avete idea di quanti sono? Attenta, non toccare lì, perché qui c'è il carbone bollente. Per farvi capire, quando d'estate sentite caldo, nelle vostre città ce ne saranno in media massimo massimo 35. Qui ce ne sono 80, quasi il triplo. Ok, io sto già sudando, sono già tutto sudato. Sofì, non perdiamo altro tempo e diamo il via alla sfida. Saluto le trote, yeah. Ecco qui i bigliettini che ci aiuteranno a trascorrere il tempo qui dentro. Già, perché altrimenti sarebbe impossibile la sfida. Io prendo subito il primo bigliettino e scopro cosa devo fare. Sì, vai fuori per 30 secondi. Mia cara carciofina, ti saluto. Io vado via. Ma io il singhiozzo, dovrei uscire io, lui. Adios. Beato lui, ragazzi, sono rimasta qui dentro. Ma come? Sta proprio contando. Tempo scaduto. Conti troppo lentamente, ma cosa fai? Qui si sta benissimo, come va lì dentro? Sento caldissimo e il singhiozzo non passa. E comunque il tempo è scaduto, dai, entra dentro, entra dentro. C'è ancora più caldo di prima. Qui dentro è un forno. Pesca un bigliettino, sbrigati, sono in sbrigati. Anch'io vorrei uscire tipo per un minuto, vediamo un po'. Dai, dai. Continua a sudare. C'è scritto continua a sudare. E vedo che stai sudando molto. Che sfortuna. Devo dire che stare quei 30 secondi fuori mi ha aiutato a resistere al caldo. Adesso va un pochino meglio, ma non tantissimo. Prendo un bigliettino, prendo questo di qua. Vai fuori per 60 secondi. Io non ci credo, io non ci credo. Ditemi che è una barzelletta, perché non ci posso credere. Io qui dall'inizio alla fine, mentre lui è già uscito una volta e adesso sta per uscire una seconda volta, per ben 60 secondi, per un minuto, ma è tantissimo. Io cosa farò un minuto qui tutta sola? Carciofina, ho intenzione di fare una cosa impossibile, ma se ci riesco diventerò il campione della sauna. Cioè? Ho 60 secondi, proverò a correre di là, prendere un po' d'acqua e tornare, perché sicuramente con un po' di acqua fresca, ecco, la sauna diventerebbe più sopportabile. Sì, ma sappi che se non tornerai entro 60 secondi la sfida verrà vinta da me. No, 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 ci riuscirò. È il mio momento, i secondi iniziano da adesso. Vado, ti chiudo dentro, no, ciao. No, 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 no.
quel cocco da me la pagherà. Sta vincendo la sfida. Perché parliamoci chiaro, io qui non potrò resistere a lungo. Un altro paio di minuti e mi sa che dovrò uscire, perché sto davvero sentendo caldo. Perché una cosa che non vi abbiamo detto è che dentro la sauna si può stare per massimo 15 minuti. Ovviamente non si può stare per di più, perché altrimenti non si resiste, è proprio un forno. E non ci siamo neanche ricordati di attivare il timer. Aspettate, aspettate, dobbiamo girare la clessidra del tempo. Ecco qua, guardate, la sabbia sta scendendo e segna proprio 15 minuti. Sembra un po' la clessidra del film, però questa qui non si può rompere perché l'hanno ben legata al muro. Mi raccomando, clessidra, non ti rompere mai. Ma a proposito di tempo, il tempo sta proprio scorrendo. E lui dove è finito? Vabbè, ci sono! Sono arrivato e guarda un po' qui cosa c'è. Dell'ottima acqua fresca. Che sete, qui dentro fa veramente caldo. Sai, io che ho il singhiozzo avrei proprio bisogno di un po' d'acqua. Vuoi un po' d'acqua? Sputata da te! Cioè prima la sputa dentro il bicchiere e poi me la offre, eh? Sì, sì. No, grazie, non la voglio. È comunque super fresca, a me piace molto. Ma adesso tocca a me prendere un biglietto. Dai, sono più fortunata. Sdraiati nel pavimento. Ma siamo seri? Sarà bollente. Io già immagino, sarà super bollente. Ma per la sfida questo ed altro, perché lui sappi che sono una guerriera e vincerò col mio singhiozzo. Dai, mettiti nel pavimento bollente, così ti arrostisci un po'. Che succede? Lui, sono stata fortunatissima, io mi sdraio, sto così. Ah, che meraviglia. Ma che stai dicendo? Ti sei forse dimenticato di una delle regole della fisica? Ma di che stai parlando? Ma tu non sei uno scienziato, dovresti saperlo. Il calore, quando si trova in una stanza, va verso l'alto. E quindi la parte bassa rimane fredda. E infatti sopra c'è caldissimo, mentre sotto si sta benissimo. Il pavimento non è caldo come mi immaginavo, ma è freddo. Beh dai, non sei uscita dalla stanza, ma possiamo dire che sei stata super fortunata. E ora è il mio momento di prendere un bigliettino. Speriamo di essere fortunato, mamma mia. Ci sono, prendo questo di qua. Che c'è scritto? Corri per 15 secondi. Corri per 15 secondi? Quindi, oltre a sentire il caldo per il calore, devi anche correre. Sì, ma almeno corro fuori, perché qui dentro è impossibile, è piccolissimo. Come faccio a correre qui dentro? No, mio caro, devi correre qui dentro, devi fare avanti e indietro, perché devi sudare ancora di più. Ma è impossibile, è piccolissimo qua dentro. Vabbè, inizio a correre. Ok, mamma mia. Fa troppo caldo, i capelli mi si stanno spennacchiando tutti. Vai, corri, 15 secondi. Ma sono già passati 15 secondi. Ok, stanno passando, ultima corsetta. Aspetta, pit stop, un po' d'acqua. Meno male che hai l'acqua. Tutta sputata da lui. Ma io sono lui. Ma c'hai qui, arrivo qua. Basta, fine! Alla sauna non dovrei essere rilassante! Lui, ti lamenti tu che sei uscito per ben 2 volte! Io cosa dovrei dire? Che non sono uscita neanche un attimo! Sono qui da non so quanto tempo! Prendo un altro bigliettino, stavolta spero di essere fortunata! Non ci credo, non cosa ci credo! Cos'hai trovato? Vai fuori per 10 secondi! No. Adios, Liu, ciao, bye! Rimani tu con l'aria calda, io vado a dare un'occhiata a quella fresca! Sì, ma sono solo 10 secondi, quindi non ti allontanare troppo! Guardatela! Mi fa anche le smorfie! Sta proprio bene! Sai cosa faccio? Cosa fai? Questo qui è ghiaccio! È ghiaccio? Ma dove l'hai preso? Sì, ma adesso torna dentro, sono passati 10 secondi! Certo che torno, mi sono ripescata! La mia sopportazione ormai è al limite, non ne posso più, c'è veramente troppo caldo e la sauna si sta qualche minuto, non si sta mica tutto questo tempo! Per fortuna ho la mia acqua che mi può rinfrescare. Acqua? Oh no! No, è finita pure l'acqua! Mi dispiace, lui! Se vuoi uscire, ti ricordo che l'uscita è quella lì! Quindi potresti uscire e abbandonare la sfida! Non ci penso neanche! Voglio rimanere anche senza acqua e prendo un bigliettino, perché sicuramente i miei bigliettini mi portano fortuna e ci sarà scritto qualcosa di fantastico! Cioè? Metti una gamba fuori! No! Meno male, una gamba! Finalmente posso mettere una gamba fuori! Ah, che bello! Nene, ma tu che fai qua? Non lo so, non puoi stare qui! Io controllo come si sta con la gamba fuori! No, si sta un po' meglio! Stai mettendo aria fresca per ora! Torna dentro! Oh no! Ma l'avete vista, è imbroglia! Io qui... Prendi il braccio dentro! Qua io devo prendere la mia aria! Ma basta la gamba, cos'è questa gamba? Ok, va bene, mi sto al mio posto! E il tuo bigliettino, vai! Oh, balla per 15 secondi!
Come se non bastasse sentire già questo caldo, devo anche ballare. Scatenati al ritmo delle canzoni dei me contro te. Na na na, se ti chiara di festa. Na na na, se ci penso mi gira la testa. Sì, è lui, ma sai che ti dico, sai che ti dico, io sento troppo caldo. Sto sudando un sacco, quindi io me ne vado, me ne vado. Dove vai? Cacciapina, posso uscire anche io? Ti sei arresa ufficialmente, posso uscire alla sauna? Mi sono arresa ufficialmente. Sì! Si è dimostrata una sfida difficilissima. Tutto il tempo col singhiozzo, a sentire caldo, senza uscire un secondo. Eppure alla fine la ciliegina sulla torta, ho dovuto ballare. Sento caldissimo, adesso voglio un sacco d'acqua fresca, un sacco di ghiaccio. L'ultimo che esce dall'idromassaggio vince 1000 euro. Non uscirò mai più, devo vincere 1000 euro. Qui con noi abbiamo un super idromassaggio. Una vasca d'acqua che sembra una normalissima piscina, ma che in realtà al suo interno contiene un'acqua caldissima a ben 40 gradi. Sinceramente preferirei molto di più tuffarmi in piscina nell'acqua fredda e non di certo qui nell'acqua calda. Io e Sofia adesso ci immergeremo e dovremo resistere, supereremo delle prove e l'ultimo che uscirà vincerà. Ma prima, ciao a tutti, lui Luis e lei Sofì, e insieme siamo in Mac contro te. Vai Sofì, è il tuo momento, tuffati, dai. Il telefono oppure no? Certo che puoi prendere il telefono, puoi prendere tutto quello che ti può servire per sopravvivere lì dentro. Mi potrà servire un telefono? Sì. E poi potrà servirmi un bicchiere d'acqua freddissima, acqua gelida, venite con me. Bicchiere di plastica, così che quando saremo in acqua non ci sarà il rischio che si rompa e che possa fare vetro. Acqua freddissima di frigorifero. E versiamo. Ci vorrebbero 10 bicchieri per sopravvivere a quel caldo. Intanto bevo un sorso. Sofì mi ha dato un'ottima idea. Infatti mi sa tanto che anch'io prenderò un bel bicchiere d'acqua e il telefonino. Però così non vale, mi copi. Non ti sto ben niente copiando, l'avevo pensato anch'io. Ah sì, allora l'hai pensato di prendere pure qualcosa da mangiare? No, ma l'ho pensato in questo momento. Prenderò anch'io da mangiare. Non copiarmi. Io prendo subito una banana, perché ci vuole del potassio per sopravvivere al caldo. Quindi... vedi, ci sono due banane, una è per me. Oh ragazzi, ma lo vedete, mi copio sempre. No, piano, cos'è? Star Wars banana. Banana, minions. Sofì col suo kit è pronta per tuffarsi. Fai vedere il tuo kit di sopravvivenza. Una banana freschissima insieme a un po' d'acqua gelida. Guardate qui, il bicchiere è diventato tutto opaco per la freschezza. Io posiziono qui il mio telefono, così al sicuro non rischia di cadere in acqua. Ho deciso che questo qui è il mio angolo. Penso di avere tutto ciò che possa servirmi per la sopravvivenza. Adesso tolgo i pantaloncini e sono pronta per immergermi. Vai, pronta per il tuffo, nuotatrice Sofì. Prontissima, nata pronta per vincere i miei 1000 euro. Comprerò un sacco di trucchi e profumi. Anch'io mi preparo per l'immersione. Via la maglietta. Ok, un attimo ragazzi, dove siete? Ok, ci sono. Aspettate prima di immergermi. Ho pensato qualcosa. Che cosa hai in mente? Già lo so, appena lo dirò tu mi copierai. No, non lo so, che cosa vuoi fare? Mi devi promettere che non mi copierai. Ma guarda, non ti prometto niente, perché oggi hai le treccine della monelleria. E questo significa che puoi pensare e fare cose pazze. Tu non dovrai fare quello che sto per fare io. Ok, non lo faccio, prometto. Che vuoi fare? Ho pensato qualcosa di molto intelligente. Visto che sto per entrare in questa piscina, che sembra quasi una specie di pentola bollente per cuocere la pasta. Sì. Cosa si fa per non riscaldarci troppo? Non lo so, ci si rinfresca? Esattamente, quindi vado subito a rinfrescarmi. Ti stai tuffando in piscina? Aspetta. Così mi rinfresco e poi sono pronta per affrontare il caldo. Ma sei pazza? Ma l'acqua è troppo fredda. Rinfrescando. Guarda, sinceramente questo non te lo copierò affatto. Non voglio bagnarmi con l'acqua fredda in questo momento. Ma guarda che è bellissima. Ci sta proprio un po' d'acqua rinfrescante con questo caldo. Ok, mi sono rinfrescata abbastanza. Adesso sono pronta. E poi lui, secondo me te ne pentirai che non hai fatto lo stesso. Ma non potevi farlo, perché altrimenti mi avresti copiato e avresti perso a prosciugare. Guarda che se voglio mi tuffo, però in questo momento ho voglia di tuffarmi nell'acqua calda. So che sembra strano, ma è molto rilassante. Io sono freddoloso, quindi non voglio toccare acqua fredda in questo momento. Signori e signori, la sottoscritta sta per immergere. Vai. Oh no, lui. Com'è? Non immagini neanche quanto è caldo.
Sembra di entrare veramente in una pentola per cuocere la pasta. Penso già di essere cotta al punto giusto. Devi immergerti tutta, vai. Ma perché tu sei lì fuori, lui? Devi entrare anche tu. Aspetta un attimo, sto arrivando anch'io. Ma se non ti immergi subito, poi tu avrai il vantaggio che io sono stata di più di te. Va bene, va bene. Ci sono, sono dentro. Sofì, siamo pronti. Ci immergiamo in 3, 2, 1. Vai. Ah, è caldissima. Che sensazione. Caldissimissimissima. Più calda non si può. Ok, allora dobbiamo trovare le nostre posizioni, perché come vedete ci sono vari sedili. Questo, questo e questo. Tu quale scegli? Questo. Così sarò vicina al computer della vasca. Da qui posso controllare tutto. Già, perché ci siamo dimenticati di dirvi che questa non è semplicemente una vasca con acqua calda, ma è idromassaggio, perché ci sono anche le bolle d'aria. Ci sono dei getti, come vedete da tutti questi chiosini qua. Ci sono dei getti che spingono dell'aria fortissima, creano le bolle e in teoria ti massaggiano. Solo che con questo caldo, l'acqua calda, l'aria calda, è tremendo. Sono molto indecisa se accenderla oppure no, perché da una parte ti massaggia la schiena ed è una sensazione molto piacevole, però dall'altra ho come l'impressione che accendendola sentiremo ancora più caldo. Vai, vai, fai una prova, facciamo vedere al team trote che succede. Si preme questo tasto qui con le bolle. Vai. Si è attivato, si è attivato. Vedete, guardate. Guarda qui che sta succedendo. Ci sono un sacco di bolle. Fanno così. Adesso sì che siamo letteralmente in una pentola piena d'acqua che bolle. Ci stiamo cuocendo a puntino. Devo ammettere che già dopo qualche minuto si inizia a sentire il caldo. Fa caldissimo. Sai che ti dico, lui? Io gioco il mio primo bonus. Di già? Prima di tutto spengo le bolle, perché secondo me con le bolle c'è ancora più caldo. Non avevo torto. E dopodiché l'acqua fredda? Sì, lui, un po' la bevo. E guarda cosa faccio con un altro po'. È gelida, però ci voleva, lui. Ha una bella rinfrescata, la vuoi anche tu? Sì, 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 ti prego. Mi dispiace, questa è la mia acqua. No, io la mia l'ho finita. Hai già bevuta? Sì, come dire, avevo un po' di sete. Io potrei darti un po' d'acqua nella tua testolina, solo se tu mi darai 1000 euro se vinci. Ma guarda che non ci penso neanche, altrimenti a che servirebbe vincere se poi le devo dare a te tutti i soldi? Beh, allora niente acqua. E anche un goccino? Lui? Se senti troppo caldo puoi uscire e farmi vincere. Non sei mica obbligato a rimanere qui. Non ci penso neanche, io sono un orso polare. Sono quindi gelido e in queste temperature calde sto benissimo. Ma cosa dici se senti caldissimo? No, non sento caldo per niente, potrei stare qui per giorni. Ah sì, va bene, ok. Rilassati, rilassati. Esattamente come sto facendo. Io mi cambio di posto. Ops, il telefono di lui. Ciao Ray. Cosa facciamo di bello? Beh, io ho l'imbarazzo della scelta. Stavo pensando che giocherò col mio telefono. Ma sì, eccoci qua. Hai avuto una grande idea. Anch'io il telefono, potrei giocare col mio telefono e divertirmi. Dov'è il mio telefono? Ricordo di averlo messo qui sopra, ma adesso non c'è. Il telefono, dov'è? Non vorrei che sia caduto in acqua. Il tuo telefono? No, no, io non ne ho idea. Qui ho il mio e non so dove sia il tuo. Non l'ho mai visto. Magari l'avrei dimenticato in cucina. Sofì, no, ero sicuro di averlo messo proprio in quel punto lì. E adesso non c'è, quindi o è caduto in acqua o tu l'hai nascosto. Sì, l'ho nascosto. Beh, può darci. Cioè, può darci che io sappia dove sia il tuo telefono. Cosa? Allora l'hai preso tu, lo sapevo. Dammelo subito. Lo vorresti. Dammelo subito, lo voglio. Cosa fai in cambio? Non lo so, in cambio non butto via il tuo telefono. Eh?
te lo dico io cosa potresti fare. Sentiamo. Mi devi dare la possibilità di uscire, rinfrescarmi un po' e rientrare. Ok, va bene, te la do, però dammi subito il telefono. Ok, ma guarda che era molto facile trovarlo. Non l'hai neanche cercato. Perché? Dov'è? È qui dietro, ti ho pregato, ti ho pregato. Da qui subito il mio telefono. Strizziamo le mie treccine per far uscire tutta l'acqua calda. E adesso sono pronta per godermi la mia ricompensa. Vado a rinfrescarmi un attimo. Ok ragazzi, c'è molto freddo. Abituata al caldo della piscina, qua adesso che sono fuori sento freddo. Ma questa cosa è assurda perché ci saranno tipo 30 gradi. E ora è giunto il momento di rinfrescarmi. Lui mi invidierei tantissimo. Salutami l'acqua fredda. Ciao ciao. Vedete, qui c'è questo tubo da cui fuoriesce acqua fredda. Apro. Basterà premere questa pistola e far uscire l'acqua. Guardate quanto è potente. Wow. Annaffio un po' le piante. Ehi, no, 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 non devi perdere tempo. Non devi perdere tempo, devi tornare qui nell'acqua calda. Ok, va bene, va bene, va bene. Vai, vai, vai. Ehi, ma è acqua calda. Ma com'è possibile? Pensavo fosse fresca. È perché il tubo è al sole. Togli un po' la testa che è quella più calda. Sta che è giunto il momento di rientrare. Uffa. Ma prima di riposare il tubo, come signoresse. Che vuoi fare signoresse? No no no, no Sofia, ti prego. Ti prego, non mi bagnare. Però è piacevole. Ma è calda. Ora basta perché la ricompensa non era per te. Era per me il bonus rinfrescamento. Chiudiamo il rubinetto. Però io non so fino a quanto potrò ancora resistere. Lui, c'è veramente tanto caldo. Tu non sai quanto puoi resistere. Io non lo so quanto non posso resistere. Io sto morendo di caldo. Che ne diresti di uscire contemporaneamente? Ok, ci sto. Usciamo contemporaneamente. Sei pronta? Al mio tre. Uno, due, tre. Bah, non ti sei alzata! Ma neanche tu mi hai fatto la trappola! Sì, ma tu non ti sei alzata! Ma neanche tu ti sei alzato! Sei una traditrice, guarda, tu. Io non girò mai da vicino! Rifacciamolo, rifacciamolo contemporaneamente! Al mio tre, va bene? Sì! Uno, due, tre! Bah, non l'hai fatto neanche! Ma neanche tu però! Basta, 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 basta. Non mi prendi in giro, non soltanto io. Vincerà chi resisterà fino alla fine. Non me ne importa più un fico secco. Sì, lui, ma non vorrei dire, ma sei tutto rosso. Guarda qui, c'è tutto rosso, tutto rosso. Dai, sono diventato veramente rosso. Secondo me quest'acqua calda non ti sta facendo bene. Devi uscire, lui, se vuoi salvaguardare la tua salute. Io devo ammettere che non sento caldissimo. Però comincio ad avere una sete. Perché la Sofia ha bevuto, mentre io non ho bevuto niente. Quindi ti propongo un patto. Che patto? Vado a prendere due bicchieri. Uno con del fresco tè ghiacciato alla pesca e un altro con della salsa piccante. A caso sceglieremo questi bicchieri, uno lo berrò io e uno lo berrai tu. Quindi chi sarà il più fortunato sopravviverà alla sfida. Oh no, ma vi immaginate bere un bicchiere di salsa piccante con tutto questo caldo? Non potrei farcela. Significherebbe perdere la sfida. Però d'altro canto bere del tè freddo mi aiuterebbe a sopravvivere più a lungo e quindi mi aiuterebbe a vincere. Quindi ok, accetto la sfida. Yeah yeah baby. Ecco qui, sono tornato. Da un lato dell'ottimo tè freddo, dall'altro salsa piccante che con l'acqua calda non si sposano affatto. Beh, io direi di avere le idee molto chiare. Vorrei del tè, grazie. Ma non è mica così semplice. Adesso io li posizionerò, tu chiuderai gli occhi e dovrei scegliere bendata. Oh cavolo, però di scegliere bene. Allora mettiamo questo qua, questo qua, oppure questo qui, destra, sinistra, la la. Allora allunga una mano e scegli il bicchiere. Attenta, piano. Scelgo questo, qua. Non c'è niente lì, è più accanto, vai. Questo. Apri gli occhi. No! No! Ragazzi, ma no, ho perso. Non posso mica mangiare la salsa piccante. Che schifo, non mi va per niente. Se avessi avuto delle patatine magari mi andava, ma così no. Come scusa? Non ti ascoltavo. Ti odio. Sai che ti dico? Hai vinto la sfida! No, no, bravo. No, no, prima devi assaggiare la salsa! Una bella spremuta di ketchup piccante! No! Tutto in piscina! Ma tu un casino! È colpa tua! Che schifo! Basta, basta, ho capito! Esco, sembra sangue! Dai, che schifo! Se esci dall'acqua, stai sporcando no. Tutto! Tutta colpa tua, non sono tutta sporca! Beh ragazzi, mi sa che abbiamo un video di schifo.
abbiamo un vincitore. Quindi adesso cliccate qui davanti per vedere un altro nostro video. E noi ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao. Oggi dovremo sopravvivere 24 ore in bagno con il lavandino, la vasca, che al momento ha le tende chiuse perché, beh, lo scoprirete dopo perché, e il gabinetto, l'ufficio di lui. Cosa? In che senso l'ufficio di lui? Cosa significherebbe questa cosa qui? Nel senso che a volte non ti vedo e penso che magari tu stia lavorando, però poi mi rendo conto che sei in bagno. Beh, ma è normale andare in bagno, non ho capito, scusami. No, no, Sofì, ma che stai facendo? Ma che fa? Ma è impazzita! Mi ha chiuso dentro, mi ha chiuso dentro. Cioè sono tra il gabinetto e il bidet. Scusami, scusami Sofì, mi puoi aprire per favore? Ciao. Per questa sfida non potremmo oltrepassare questa linea, che come vedete delimita la camera da letto dal nostro bagno. La camera da letto ha un bellissimo parquet molto caldo dove poggiare i piedi, mentre questo bagno ha un pavimento freddissimo. Mamma mia, è gelido! Però devo dire che non possiamo lamentarci, perché dopo tutto, anche se dovremmo passare l'intera giornata in una stanza, siamo fortunati perché è una stanza molto grande. Questo bagno è bello spazioso. Due lavandini e uno spazio su cui muoversi e ballare. La 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 la. Per affrontare questa sfida avremo inizialmente un minuto a testa per uscire dal bagno e prendere più oggetti possibili che ci potranno servire per superare questa prova. Devo prendere le cose più importanti, quindi bisogna ricordarsele bene. E il minuto parte da adesso. No, Ce l'ho. Prima di tutto devo prendere il telefono, perché altrimenti mi annoierò. Dov'è? Oh no, lo perdo sempre. Telefono, dove sei? Dove ti sei cacciato? Ti nascondi sempre. Era qui. Eccomi. Ci sono. Ok ragazzi, calma. Questa è la mia stanzetta. Qui ci sono tutti gli oggetti che mi potrebbero servire per stare 24 ore nel bagno. Mamma mia. Qui ci sono gli strumenti musicali. Cosa faccio? Porto la chitarra. Sì, però suonare la chitarra tutto il giorno, no. Ci vuole qualcosa che possa creare più intrattenimento. Sì, eccolo. L'iPad. Con questo qui potrò giocare, guardare film e divertirmi. Solo che anche una poltrona potrebbe essere veramente comoda. Già, perché in bagno non ci sarebbe dove sedersi. Fantastico, usiamo l'iPad qui e usiamo la poltrona come carrellino per prendere oggetti. E ora cosa posso prendere? Sì, l'acqua, perché ovviamente devo bere acqua. Anche se ce n'è veramente pochissima, non ci credo. E adesso se ho l'acqua però serve anche del cibo, quindi dobbiamo correre a prendere il cibo, andiamo. Ok, qui c'è la nostra dispensa e ci sono tutte le cose buonissime da mangiare. Prenderai per iniziare dei biscotti. Ma sì, abbondiamo, prendiamone qualche pacchettino, perché sapete, magari poi mi viene un po' di fame. E poi però io qualcosa da stuzzicare di più delizioso, perché questi biscotti ci sono buoni, però sono molto leggeri. Secondo me ci vogliono dei cioccolatini. Gnammi. Questi qui sono degli Avengers. Wow. Lui sicuramente me li inviderà tantissimo. Ma prendiamo anche della frutta. Ma sì, un po' di vitamina C serve sempre. Andiamo in cucina. Ho bisogno di cibo. Il cibo è fondamentale. E qui c'è la nostra dispensa. Ricordo che abbiamo messo da parte dei cioccolatini degli Avengers buonissimi, che non vedo l'ora di gustarmi nel bagno, ma questa è un'altra storia. Ok. Sì, dovrebbero essere di qua. Ricordo, sì, che li abbiamo posati qui. Oh no, Sofì ha preso i cioccolatini degli Avengers. Non ci credi, i miei cioccolatini me li ha rubati lei. Vabbè, allora porterò con me magari delle fette biscottate con la marmellata. Ovviamente le fette biscottate con la marmellata le potrei utilizzare per fare colazione e mangiare qualcosa di dolce, ma ho bisogno anche di qualcosa di salato e potrei prendere della pasta. Eccola qui. Questa è fondamentale e ci servirà per fare una bellissima spaghettata. Il minuto sta per finire, tic tac tic tac. Ma prima di andare in bagno devo prendere i cuscini, sono fondamentali per stare bella comoda. Corriamo. Mancano soltanto 10 secondi. Devo correre in bagno. Mamma mia, sono spacciato. Eccomi, ci sono. Ce l'abbiamo fatta per un pelo. Adesso siamo in bagno e non possiamo più uscire. Adios. Come prima cosa direi di delimitare gli spazi. Io proporrei che tutto questo lato è mio. E adesso mi sistemerò tutto per bene. Tu potresti comodamente rimanere in questa stanza, che ti posso chiudere. Tu
puoi stare bello tranquillo. Ma che stai dicendo? E io sto bella tranquilla. No, 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 no. Perché ci devo stare io nell'aria a gabinetto e bidet? Perché è la più bella. C'è una bellissima finestra della quale entra un'ottima luce. Guarda che stanza luminosa. Attraverso il vetro si nota quanta luce ci sia lì dentro. È incredibile. No, no, grazie, non mi serve la luce. E poi probabilmente quella stanza servirà più a te che a me, perché io ho portato una poltrona. Già, perché ho pensato, in bagno, se stiamo 24 ore, che facciamo? Stiamo 24 ore in piedi? No, e quindi così io mi posso sedere nella poltrona, mentre tu ti dovrai sedere a gabinetto. Al gabinetto ti ci siederai tu, mio caro. Perché io, guarda un po' cosa ho preso. I cuscini. E poi, ops, cercavi questi. No, i miei cioccolatini. No, 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 aspetta, non mangiarli, non mangiarli. Troppo tardi. Quelli erano i miei cioccolatini. Li avevo messi da parte per mangiarli più tardi. Ottima scelta, davvero deliziosi. Sì, sì, adesso me li conservo per bene. Perché comunque ce ne sono 4 e mezzo. Visto che ne ho mangiato soltanto mezzo. Mi serviranno per tutta la giornata. E sono miei. Ma ora, signore e signori, è tempo di svelare cosa si nasconde dietro questa tenda. Infatti la vasca da bagno non è stata riempita con normale acqua per fare un bagno caldo, ma sarà la vasca del perdente. Qui dentro dovrà entrarci chi perde la sfida e dovrà fare un bagno della pipì. Che schifo! Cosa stai dicendo, lui? A me non sembra pipì. Cioè, nel senso, fa un po' schifo come la pipì, ma non credo sia pipì. Fa la schiuma. Sinceramente non lo so, però ho visto il colore, visto la schiuma e queste macchie che ci sono al centro. Secondo me una goccina di pipì c'è lì in mezzo. Ah, è disgustoso! No, 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 io non voglio farmi mica il bagno lì dentro, non ci penso proprio. Sarai la perdente. No, 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 questo te lo assicuro. Poche certezze nella vita, ma questo è certo. Io non sarò la perdente, perché io lì dentro non ci vado. Diamo il via al timer. 24 ore a partire da adesso. Questa giornata io mi sistemerei, perché tutte queste cose messe a caso non le sopporto. Propongo di mettermi qui, perché come vedete c'è un po' di buio, si crea questa specie di caverna dove posso riposare, quindi metterei i cuscini tutti qui, la mia acqua. Questo qui sarà il mio comodino. Lui, tu hai la sedia ma non hai il comodino, guarda, impara. E poi tutte le mie cose buonissime da mangiare, cotti, la mia frutta, i miei cioccolatini. Quelli erano miei. È il mio telefono. Tu per caso hai pensato di portare qualcosa di tecnologico per non annoiarti? No, io invece sì. Io adesso giocherò a Me Contra Te World. E adios, salut, ciao ciao, bye bye. Sono bella bella tranquilla. È comodissimo. Ho sempre sognato di stare qui bella sdraiata. Guarda che per tua conoscenza mi sono portato l'iPad. E con questo sì che ho qualcosa di tecnologico, potrò fare veramente di tutto. In più la poltrona che ho portato la posso utilizzare come tavolino, come sedia, come letto, qualunque cosa. Letto? In che senso come letto, lui? Ma cosa dici? Ma devo insegnarti proprio tutto, eh? Allora, questa è una poltrona da gaming. E quindi che succede? Se io faccio così, mi metto qui, posso reclinarla. Ehi, si è bloccato. Mi sa che non si reclina niente. No, si reclina, aspetta. Si è bloccato. L'ho rotto. No, Sofì. Non ci credo. Sofì. E vabbè, ben ti sta. Così perderai. No, no, no. Aspetta, ma... un attimo. Aspetta che si sta rompendo. Perché non vai indietro? Non ci credo. Dai. Ok. Wow, ecco. Si sdraia. Era tutto calcolato. Ok, ma spiegami un'altra cosa. Perché hai portato gli spaghetti? Non appena avrò fame potrò cucinarli e quindi mangiarmi un bel piatto di spaghetti. Lui, mio caro lui, si vede che non hai mai cucinato una pasta. Perché? Come credi che si cucini la pasta? Come credi che si cucini? Beh, metti la pasta nell'acqua e poi dopo un po' è pronta. Lui? Sì? L'acqua deve bollire a 100 gradi. C'è bisogno della pentola, dell'acqua dentro la pentola. E poi ci deve essere un piano cottura che si deve accendere a induzione oppure a gas, ma si deve accendere in qualche modo. E tu non hai niente di tutto ciò. L'acqua come fa a bollire? Come fa la pasta a cucinarci se non è dentro l'acqua che bolle? Beh, ovviamente le bolle non mancano in bagno. Se devo far bollire qualcosa, ce le posso fare le bolle con un po' di sapone.
Ma io a volte mi chiedo, ma siamo sicuri che tu sei diplomato? Hai proprio studiato, sei andato alle elementari, alle medie, alle superiori, certo, all'università. Certo. E poi all'università mica ti insegnano come si fa la pasta. Poi ma che sto a spiegarti? Guarda e impara. Ragazzi, ho paura. Benvenuti nella cucina di Louis Chef, lo chef numero uno del mondo. Allora, la nostra carciofina ha detto che per fare la pasta c'è bisogno di una pentola. Cosa serve una pentola quando c'è un lavandino? Vedi? È un lavandino ed è più o meno a forma di pentola, quindi serve per raccogliere l'acqua. Quindi cosa facciamo noi? Andiamo a chiudere il chiusino, ecco qua, e apriamo l'acqua calda. Olè. Ta-da! Vedi, è semplicissimo. Bastava mettere l'acqua calda nel rubinetto e si fa Ma non c'entra niente, l'acqua deve bollire, lo capisci? L'acqua deve bollire. Quando bolle l'acqua, l'acqua bolle a 100 gradi. Superati i 100 gradi, allora bolle, fa tutto blu 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 blu. E allora a quel punto la pasta può essere messa nella pentola, non nel lavandino. Lo capisci, lavo le mani? Tu sai quanti germi ci sono lì dentro? Guarda, sinceramente mi stai stufando. Questo tuo criticare criticona farà sì che la mia pasta non la mangerai. Non assaggerai neanche uno spaghetto. E non appena io sarò lì col mio piatto di spaghetti al sugo e li mangerò e li gusterò, tu potrai solamente invidiarmi. Ma chi li vuole assaggiare i tuoi spaghetti schifosi? Parlo proprio schifo. Ragazzi, non state ad ascoltare. Guardate qui l'acqua come bolle. Si prende un po' di sapone, si mette il sapone qui, così. Cosa stai facendo? Poi si prende la mano a spazzola. Ma e si fanno le bolle, vedete? Ecco qui, l'acqua sta bollendo. Più bollicine di così quando vuoi fare la pasta. Cioè, questa è l'acqua perfetta. A questo punto bisogna prendere il nostro pacco di spaghetti. Andiamo a pesare la quantità che ci serve. Tipo così, penso. Che non so sinceramente quanti sono, ma dovrebbero essere abbastanza per mangiare. Sì, sì, certo. E li andiamo a mettere nella pentola. Semplice, no? Stai praticamente facendo il bagnetto agli spaghetti? Tu sei pazzo. Ah, non toccare i miei spaghetti, si stanno cucinando. Ti lascerò credere questa cosa. Questa è la tua vita, io vivo la mia. Andiamo a controllare lo stato della cottura dei nostri spaghetti, che a questo punto dovrebbero essere più o meno pronti. Ok. Beh, di solito gli spaghetti dovrebbero essere morbidi. Cioè, si dovrebbero ammorbidire. Mentre qui sono rimasti rigidi. Cioè, sono sempre dritti. Vabbè, ma sarà una nuova ricetta. Perché magari questo è un tipo di spaghetto particolare. Tipo lo spaghetto al dente. Ecco, e quindi rimane così, un po' rigido. Anche l'odore è buonissimo. Mettiamoli un attimo da parte per scolarli. Così. Voilà. Una volta scolati e asciugati, dobbiamo metterli nel piatto. Il piatto che però ho dimenticato. Oh no, ho dimenticato anche il sugo. Ma ora come me li mangio questi spaghetti? Idea! Altre idee? Mamma mia, oggi proprio con le idee scoppiettanti. Ho portato la marmellata. E quindi mangeremo degli spaghetti un po' particolari. Sono gli spaghetti dolci, gli spaghetti. Quindi per favore non farlo, non farlo. Quelli là sono spaghetti tossici. Voi da casa per favore scriveteglielo qui sotto nei commenti. Non si fa, lui, ma sei impazzito. Questi spaghetti tu praticamente li hai inzuppati di sapone senza neanche sciacquarli. Profumano di sapone. Non puoi assolutamente mangiare questi cosi. Oh, quanto parli. Facciamo soltanto un piccolo assaggino. Però se poi sono buoni mi invidierai. Ma non punto. Saranno mai buoni. Lui ma la roba cosa fa? Cosa apriamo fai? La marmellata. Non penserai mica di metterlo lì. Io poi la marmellata me la mangio. Che schifo. Prendiamo lo spaghetto e assaggiamolo. Buon appetito. Com'è? Ok, avevi ragione. Cosa fai? Cosa fai? No, 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 mi dai, no, 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 nella vostra noce che fa schifo. No, 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 no. Sono qui perché ti volevo dire pausa. No. Cosa farai? Ciao a tutti, lui è lui. E lei Sofì. E insieme siamo in back contro te. Benvenuti in un nuovo video super di
divertente, ci siamo sfidati nella pausa challenge. Ovvero durante tutta la settimana con i nostri telecomandi ci siamo letteralmente messi in pausa. Ecco, avete capito. Però in situazioni un po' particolari in cui sicuramente essere in pausa non era molto piacevole. Le regole del gioco sono state semplicissime. All'ordine, mettiti in pausa, l'altro si doveva bloccare. Se si muoveva, perdeva la sfida. Sofì, liberati. Non sei più in pausa. Ok, è stato super divertente. Ovviamente abbiamo ripreso tutto e quindi adesso vedrete tutte queste meravigliose scene. Intanto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. E poi, se volete prendere il nostro merchandising ufficiale, lo trovate solo su mycontratempo.it/shop, link in descrizione. Io direi di non aggiungere altro e vai alle scene. Sofì, che fai? Sto versando l'acqua, non lo vedi? Ok, sei in pausa. No, cavolo. Lui, smetti la batta. Non posso. Smettila. Non ti dico, non sei più in pausa. Ti odio. Ah, grazie, quest'acqua è per me. Grazie, vado. Cioè, guarda qua cosa mi ha fatto combinare lui, veramente. Non ti permetterà mettermi in pausa, perché altrimenti non voglio. No, tranquilla. Tranquilla, mi dice. Sappi che mi vendicherò. La vendetta sarà dolce per me. Sì, sì, ma quale vendetta? Lui si sta facendo la doccia e a me è venuta in mente una bellissima idea. Andiamo. Lui! Pausa! Come? Oh! Che significa pausa? Sei in pausa! Ma mi sto facendo la doccia, sono sotto l'acqua. Vedrai! Lui si sta lavando con l'acqua calda, ma se io adesso nel lavandino apro l'acqua calda, la sua acqua diventerà gelida, quindi andiamo! Acqua bollente? Yes! Acqua fredda, vieni a te! Carciofina, che combini? Niente, sono su Instagram, guardavo un po' di foto. Bene, adesso sei in pausa. Non ti puoi ribellare. Mi è venuta una piccola idea. Stai combinando. Aiuto. Aiuto, aiuto, ho paura, che cosa stai facendo? Mi sa che è il caso di rinfrescarti un po' le idee. Com'è? Così impari a congelarmi sotto la doccia. Non so se togliere la pausa. Ti prego. Va bene. Niente più pausa. Sono facile. No, pausa. Pausa. Vediamo lo stato di scioglimento del ghiaccio nella mano di Sofì. Mi sta congelando la mano, si sta sciogliendo. Aiuto. Gocciola. Ok, non sei più in pausa. Vendicherò anche stavolta. Ma buongiorno, principino! Oh. Ciao, cosa fai? Ti lavi i denti? Mm-hmm. E se ti dicessi che d'ora in poi sei in pausa? Ciao! È fastidioso? No! Io vado di là! Ciao, ciao! Sei in pausa, eh? No! Dai, basta, non sei più in pausa! Che succede? Prova a tenere tu il dentifricio in bocca per tutto questo tempo. Stavo bruciando. Pausa. Non più in pausa. Battevo questo gioco della pausa, ok? Ti do colpi di spazzolino. Che fai? Devo battere il tappeto fuori. Già immagino il freddo che ci sarà. Mi dai una mano? Sì, vai. Grazie. Mamma mia, che freddo. Sofì, sei in pausa. Ciao! Fa freddino lì fuori? Si deve congelare! Mi dispiace per te! Guardatela che arrabbiata! Mi starà odiando in questo momento! E c'è il fumo dalla bocca! Dai su, basta! Sei libera! Dai! Calma! Mi poteva venire la broncopolmonite! Basta, mettiti in pausa! Ragazzi, quando si arrabbia fa un casino questa carciofina che non potete capire. Non la sopporto proprio quando mi rimprovera.
Tutto ok? Togli la pausa. No, perché ho paura che tu mi uccida. Fai bene ad avere paura. Se io tolgo la pausa mi prometti che stai calma? Sì. Ok, niente più pausa. Aiuto! Ragazzi, penso che con la pausa che sto andando a fare a lui potrei aggiudicarmi indubbiamente la vittoria. Sto per andare a fare qualcosa di fuori di testa. Vi dico solo che lui al momento è in palestra. Noi andremo e lo metteremo in pausa. Ovviamente secondo me non starà al gioco e quindi lui perderà e io vincerò. Come dice signoressa. Eccoci, siamo in palestra, guardatelo, è lì. Lui sta arrivando. Ciao lui, che fai? Mi sto allenando. Che bravo, fai da Birulan. Ti devo dire una cosa. Cosa? Sei in pausa. Mi potevi fare morire, mi metti in pausa sopra il Tabirulan. Ma come pazza, ragazzi? Oh. Sempre per colpa tua. Credevo che con questa pausa ti saresti arreso. Invece non è stato così. Anche stavolta non sono la vincitrice. Lui, ma siamo seri? Che c'è? Neanche un bambino di un anno mangia così. Sembri un bambino di 3 mesi che mangia gli omogenizzati. Tutto questo schifo, ma pulisci. Metti in pausa. Ah, ragazzi, veramente sempre petulante che parla. Mangio come mi pare e piace. Così va meglio? Oh! Ne vuoi un po'? Tu adori tanto lo yogurt. Vieni qui. Su, mangialo, è buonissimo. Tu stai mangiando veramente? Sei buonissimo. In pausa? Me la pagherai lui. Questa è veramente molto molto cara. Niente più pausa. Lui, punisci immediatamente perché altrimenti... Sì, un attimo. Eccomi in modalità Ninja Sofì. Sentite questo rumorino? È lui che gioca a Clash Royale, il gioco che io odio. Guardatelo, guardatelo. È libero tranquillo a perdere tempo. Come sapete, le partite a Clash Royale funzionano col tempo. E quindi, se io lo mettessi in pausa, sicuramente il nostro lui perderebbe. Cosa aspettiamo? Lui? Ehi. Che fai? Sto giocando a Clash Royale, non mi disturbare. Ah, non ti devo disturbare. No, che carino. No, non mi disturbare, per favore. Come al solito, sempre gentile. Ma se ti dicessi che sei in pausa? No. Pausa, 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 pausa. Oh, oh, oh. Guarda, ti stanno distruggendo la torre. Prego, per favore, no, no. Il tempo scorre, tu non fai niente. Oh, tesoro, quanto mi dispiace che ti ho messo in pausa. Te lo meriti dopo tutto quello che mi hai fatto. Mi hai fatto perdere. Togli sta pausa. Tolta. Mannaggia. Vai via adesso, non voglio più giocare con te. Non voglio più parlarti. C'eravamo quasi, stavo per vincere. Ragazzi, non fa quello che sto per andare a fare. Probabilmente Sofì o non mi parlerà più o avrò vinto la sfida. Non so come reagirà a questa pausa, però di sicuro non sarà felice. Venite con me. Probabilmente avete già capito. Sofì che fa la piastra. Più pausa uguale addio capelli. Ehi Sofì, che combini? Faccio la piastra, me la vuoi fare tu? No. Dai, facciamo un video, lui fa la piastra a Sofì. No, assolutamente. Sono qui perché ti volevo dire pausa. No. Cosa farai? No, no, stavano fumando i capelli, l'hai visto? No. Ok, ma non hai rispettato la regola del gioco. Ti sei mossa mentre eri in pausa. Sì. Mi hai colpito nel punto debole e mi hai fatto perdere. Sono ufficialmente il vincitore. Complimenti lui, davvero. Yeah, yeah, ni. Bravo, sei stato veramente, veramente geniale. Non me l'aspettavo da te. Il campione di questa pausa challenge è indubbiamente il nostro lui. Bravo. Grazie, grazie. Ma comunque l'avventura di oggi si conclude qua. Iscrivetevi per non perdervi nessuna delle nostre avventure. Noi possiamo salutare l'abbonato di oggi che è Gaia Borelli. E c'è un po' di yogurt sul naso. Ah!